Ma è da tre ore. Un braccio. Che cos'è? Che cosa? Ragazzi, fateci sapere se sarete al Romix dal 6 all'8 ottobre, perché probabilmente noi ci saremo, però vi daremo più dettagli in futuro. Family, qua è Fabius, Metal Detector, che non so utilizzare, però io e Graziano proveremo a trovare qualcosa al mare. Dovevi fare un'ampia veduta del mare. Al mare! E abbiamo anche un'altra cosa. Una bella pala. Perché ovviamente il Pepios ha speso 15 euro di pala, quando io a casa ne avevo 10.000. Il content si fa di qualità. Non sta trovando assolutamente niente, non che mi aspettassi qualcosa, però... Ma non è che è rotto, tipo? Io sono sicura che cadrò a mantenere la pala, la telecamera e me stessa. Oh, ah, vedete, sentite? Ah, no, funziona. Infatti qui c'è un tappo, quindi significa che funziona. Facciamo una prova. Sta suonando. Allora, togliamo il tappo. Sì! Il tappo. Una cosa che funziona nella nostra vita, è incredibile! Oh! Vabbè, grazie, è un tubo. È un tubo? Ok. Anzi, per ora non promette niente di buono. Non trova niente neanche qui. Secondo me se qui trovi qualcosa trovi tappi di birra, tipo. Sì, questo è probabile. Oh! Si sente? Sì. Sì, ma c'è un macello lì. Qua. Ma sarà questa? E che cos'è? È una carta di alluminio? Sì. Scammato! Però funziona tutto, almeno la soddisfazione. Povero! Oh, già hai trovato? Ma il tappo. Ah, il tappo, ok. Io ci ho creduto fino all'ultimo. La nostra Graziana non si arrende e sta continuando a cercare. Comunque questo video sarà pieno di tagli perché è difficile trovare qualcosa. Comunque io voglio fare un po' anch'io, mi sono stancato di riprenderti. Non è che io lo compro e tu fai tutto, Cioè, attenzione. Ma è acceso? È acceso. Lo devo far strisciare proprio a terra? Sì, lo devi far toccare quasi sul pavimento, sennò non troverai mai niente. Oh, ha suonato! Sì, è un tappo. Un tappo. Un tappo. Dov'è? Qua. Ecco qua. Questa è l'inciviltà, papà. Oh, un altro! Qua. Aspetta, prendo la pala, ferma lì. Sono due suoni diversi, forse ci sono due cose. Ok, ferma. Scavicchi ma non apra. Ma non ci sta niente. Oh, chi è? Che fatto sta? L'ho perso. Qua. Questo ha fatto un suono diverso. Sì, è un braccialetto, un collanina. Non ci credo! È il un primo braccialetto! È il primo ritrovamento del Pepius e della Graziana. Sempre il mio! Non è che ti è caduto? Sì, sta qua. Ah. È mio! Sì, ma fa schifo, chissà di chi è. Effettivamente è arrugginito, raga. Scusa, passa il Metal Springs. È questo! Un legno? No, è un pezzo di ferro, guarda. Ah, porca vacca. Ma vedi chi dentro? Che oh, però l'ha trovato molto in profondità. Sì. Wow, vabbè, queste cose ovviamente non le ributtiamo in mare. Le andremo a buttare in un cestino se lo troviamo. Riparte la ricerca della nostra Graziana. Sì, ma ha un suono diverso? Sì, mi dice che è acciaio. Scusa, dove te lo dice? Ora ho capito, cioè lui ti segna che cos'è, bronzo. Gold? No, ma che gold? Ma qui mi guardano tutti male. La signora mi sta facendo un video. Aiuto! Tappo e tappo. Tappo. Doppio tappo non va bene. Ma qui è bagnata la sabbia. Meglio, è sì, più facile. Dici? Sì. Sulla base di che cosa? Sulla base della mia esperienza di video su TikTok che guarda quelli che fanno sta cosa con Metal Detector. Ok. Cioè, ragazzi, quanto tempo ci ho messo? Posso scavare io per una volta? Scava, prego. Guarda che ora sarà un bel tappo di bottiglia. Io non trovo niente. Sì, c'è bisogno del Pepius da tutte le parti, perché Graziana. Ma com'è possibile questa cosa? Oh, è sparito. Cioè, qual è perché è lì vicino alle mie scarpe? Non c'entra. Graziana l'ha distrutto con la pala. Ecco, sempre colpa mia. Ma guardate con quanta passione il Pepius. Sì, professionalità. Oh. Che cos'è? Un pezzo di ferro. Un chiodo arrugginito. Vediamo. Ma vi pare normale, ragazzi? Io non lo so, non ho paura. Oh, è un suono diverso. Ma forse è la roccia.
No, non suona la roccia, Graziana, è un metal detector. Mi indica proprio 50 cents. Faccio io. Eh sì, ti piace a certo. te? Hai fatto 500.000 buche. No, raga, è impossibile. Allora, c'è qualcosa qua sotto. Il problema è che non riesco a trovarlo perché sotto c'è la pietra. Guarda, guarda qua, senti qua, senti qua. Ma il tappo! Che tappo? Ma stava davanti alle scatole, l'altro tappo uguale. Un altro! Era un tappo della Tennens. Porca vacca. Che? No, vabbè, un altro. Vabbè, hanno fatto una festa qua. Ma è da 3 ore. Un bracciale. Che cos'è? Una medaglia. Una medaglia. Ecco cos'era che suonava come un pazzo. Ma è una medaglia di che? Non riesco a capire. Di tennis. È una medaglia perché io sono la campionessa. Grazie, grazie. No, non c'è scritto nulla. Tennis e basta. Come sfera? Sì. Ma non è oro, non credo. Non lo so, vediamo che cosa segna. Iron. Vabbè, rip. Vabbè, intanto io ho trovato un braccialetto e una medaglia. E io ho trovato dei chiudi e dei tappi. Bravo! Grazie. Qui, solitamente la sera, fanno le feste. Quindi io ho paura di che cosa potremmo trovare, perché saranno sicuramente tappi. Tipo questo. Però magari qualcuno ha perso un portafoglio ripieno da 100.000 euro. Altro ferro. Ma il fatto è che... Che cavolo! Un altro! Ma io sono il cercatore di queste cose, ma com'è possibile che le trovo tutte io? Allora, io direi, ragazzi, ci facciamo un giretto in avanti. Se non troviamo niente, cambiamo spiaggia. Ok. Sarà un ennesimo tappo. Però sta suonando come un ma... Bravissimo, un altro! Bravo! Cambiamo spiaggia, grazie. Il Pepius sostiene che... Qua. Sì, sì. Qua da silver. Magari troviamo un altro braccialetto. Certo. Vedi qui. E qui. Cavicchi. Ti prego. Possiamo andare. No, ragazzi, non è possibile perché mi dà il livello 1, il massimo. Deve esserci qualcosa. E sto scemunendo. Passa il coso. Oh, hai sentito? Qua. Questo è. Vai qua. Eccolo! Oh, che è? È un Casio? Credo. Tremoto. Ma è distrutto proprio, guardate, a parte che manca il... Manca il cosino sotto. E funziona ancora, mezzanotte 36. Come potete vedere è mezzanotte 36. Questo che cosa vi insegna, ragazzi? Mai arrendersi nella vita. Perché così potete trovare un Casio rotto. Ma l'ho trovato, ora sono contento e possiamo cambiare spiaggia. Ah, finalmente. Sì. Ok, siamo arrivati all'altra spiaggia. Ci abbiamo messo mezz'ora per arrivare. Però intanto la nostra Graziana proverà a trovare qualcosa anche qui. Siamo super sudati. Ecco qui, nuova spiaggia. Sì, ma io non metterò mai il piccone qua dentro. Graziano, lo devi fare per il content. È proprio lì, Graziana, è al centro. Ragazzi, tra una mezz'oretta Graziana forse avrà trovato qualcosa. Oh, oh, ho sentito un suono strano. Cos'è? Cos'è? È il tappo della lattina. Della scatoletta di tonno. Tutto questo macello per una scatoletta di tonno. Raga, è stancantissimo questo video. Anche perché si trova veramente poco. Bene, siamo arrivati in un'altra caletta e il Pepius non si arrende. Mai, ragazzi, mai arrendersi. In questa nave di pirati noi siamo capitati cercando quel tesoro che si chiama One Piece. Non suona nemmeno. Non sta praticamente andando più. Ma non so se l'ho rotto nel frattempo. Forse l'ho rotto io perché non ce la faccio più. Che c'è? Ho appena scoperto che si può settare la sensibilità. Cioè? Quindi quanto in profondità e quanto no. Ora qui segnala sensibilità al massimo. Quindi se c'è qualcosa in profondità la troveremo. Basta, non c'è niente. Non suona neanche. Eppure c'è sensibilità al massimo. Prosegui dritto, verso lì. Verso qua? Sì, vai, sempre dritto. Vai. Forse ti bagnerai un po'. Tu prosegui. Sei un infame. Parti con la sabbia. Non ce ne stanno più. Qui sembra che abbia suonato. Però è che suona una volta, poi non suona più. Sì, perché secondo me è farlocco sto coso. Qua, Graziana, guarda. Silver, il massimo. Silver. Prima con Silver il massimo abbiamo trovato il Casio. Ah, ma dove? Detto così pareva brutto, vedete il Casio. Ma guarda, è impazzito. Dai, prendi il piccone. Super Pepius in azione. Secondo me questa è la sensibilità al massimo aumentata che ci sta aiutando. Lì? Due punti. Ok. Qui?
E qui. Ora sono sicuro che sbucheremo in cinque. Scusa, passa il metal detector. Allora fai qua. Qua, qua, giusto? Sì. No, più sopra, vicino al tuo piede. Qua? Ah. Ragazzi, vi rendete conto che sto smontando il mare? Cioè, non trovo nulla, ma secondo... Ma era più avanti! Ma dove? Qua! Ma se tu mi dici qua! No, più sopra, vicino al tuo piede. Qua? Ah. Qua. Ho spaccato una pietra. Che cosa? Hai sbacciato un telefono con quella forza! Scusa. È questo sicuro! Non ci credo, non è possibile sta cosa! iPhone SE! Ma non ci va, non è possibile! Non è possibile! Accendilo, accendilo! Ovviamente! Accendilo! Lo sto accendendo! Se guarda, è ripieno di... No, non si accende, non si accende. Mettilo a caricare. Ma che siamo, i trovatori di iPhone? È il secondo iPhone che troviamo. Vabbè, allora facciamo una cosa, io provo a caricarlo, anche se... Che c'è? Mamma guarda, mia, è tutto azzozzo. Non so se si riesce. Forse con... un stuzzicadenti. Peccato che sta tutto sfasciato e raschiato. Però, cioè, lo schermo sta bene o no? Ricarichiamolo, che se va bene io me lo prendo. Certo, lo dobbiamo riconsegnare. A chi? Al proprietario. Ah. Siamo tornati, ho caricato l'iPhone, non l'ho ancora acceso perché dobbiamo provare insieme. L'abbiamo un po' pulito, è così. Quindi qua c'è questo taglietto e davanti comunque io non vedo grandi problemi. Cioè si accende. Oh! Ah, però, guarda. Beh, è rotto. Qui è rotto lo schermo. Ma con la striscia bianca su? Eh sì, non so se la striscia bianca su è buona o la striscia bianca... Ho tutto il sotto. A me non fa. No, la striscia bianca blu è su, yeah, è buona. Quella che sotto è buona? Grigia. Perché è sotto che è rotto, grigio. Ah, ok, ho capito. Se, buona, no, ma non è normale che faccia così. Perché? Praticamente, ragazzi, siamo qui. Siamo alla configurazione dell'iPhone. Ma secondo te uno prima lo formatta e poi lo perde in mare? E lo sai che mi sta venendo questo dubbio? Raga, ma bisogna proprio configurarlo questo. Mettere l'email, tutto? Eh sì, io non posso assolutamente mettere il mio ID Apple su questo, non esiste proprio. No, dobbiamo dissociarci da questo telefono. No, ce ne dobbiamo disfare. No, ragazzi. Dobbiamo passare veloce ai vigili. Di che anno è l'SE? Prima e seconda generazione, 2016-2020. Eh no, questa ha una fotocamera. Sì. Ok, allora è del 2016. Presumo che se qualcuno ha perso il telefono, sto facendo, trovo il mio iPhone, troverà l'indirizzo di casa mia. Tipo che si è acceso. Verrà sotto casa, sì. Abbiamo trovato un bel po' di cose, un casio rotto, questo, un braccialetto. Una medaglia. E se volete un altro episodio, ditecelo nei commenti e lasciate un like. Bella! Ciao!